C'è un modo per sfruttare i social su internet oggi nel 2021 senza soldi? Ci sarà un modo? È ancora possibile perché lo sappiamo, no? Gli anni d'oro sono andati, quando praticamente i rubinetti, no, della riccia organica di Facebook, Instagram erano all'inizio e quindi erano molto, cioè, la visibilità che ottenevi organicamente con un post prima rispetto adesso era molto di più. Piano piano questa riccia organica è stata sempre andata a chiudere e quindi adesso ci vogliono i soldini. Molti si lamentano, dicono ma nessuno mi caga, pubblico una foto e nessuno, pochi like, poche interazioni. Il problema è che proprio non ti vedono perché questi social sono stati pensati per fare soldi, ok? Sono utili ovviamente e non sono gratuiti, ecco. Però c'è un modo per sfruttare questi social. Anche senza soldi in modo organico, in realtà sì, c'è un social per eccezione che organicamente è proprio un bijou e ne parliamo in questo video. Prima però, sigla. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qui sempre il vostro caro Michele Marellino, cantautore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa dal 2016, anche formatore consulente musicale. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, ti invito a spulciare questo canale YouTube. Dentro ci trovi corsi gratuiti, tutorial, video guide, passo passo su tutti gli aspetti di un musicista, del suo percorso, dell'autopromozione, della pubblicazione. Quindi, se sei un musicista che si sta autopromuovendo, autopubblicando, ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Cerco di fare un video al giorno, in quello a volte non ci riesco, però faccio tanti video dentro questo canale YouTube, trovi un sacco di materiale. Quindi, ragazzi, iscriviamoci in massa, spargete la voce ai vostri amici, dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti. Oggi parliamo di una strategia, no budget, no money, per ottenere, diciamo, visibilità su internet attraverso i social, attraverso appunto i social e senza budget, senza soldi. Sappiamo benissimo che purtroppo ci vogliono i soldini per sfruttare appieno i social, però se non avete soldi da destinare in questo tipo di cose, magari avete preso un ufficio stampa e non avete i soldi per fare le sponsorizzazioni, non lo so, magari non avete proprio i soldi. Vi dico un modo, una strategia per utilizzare i social e ottenere comunque visibilità, ottenere, diciamo, l'incrocio, no, dei vostri contenuti, della vostra musica con persone in target interessate. C'è uno strumento su tutti che funziona molto bene organicamente, però richiede molta costanza, molto impegno. Siete disposti ad impegnarvi? Perché quando non ci sono i soldi, bisogna farsi il mazzo. Se avete i soldi, vi alleggerite, no? Mettete i soldi a lavorare per voi, ok? Ecco che cosa sono i soldi. Ma questo è un altro discorso. Magari aprirò un altro canale YouTube sui soldi. Che ne dite? Parlare di soldi, mindset, lo seguireste? Fatemelo sapere nei commenti. Torniamo alla musica. Quindi, se non avete i soldi, dovete farvi il mazzo. Uno strumento importante, fondamentale, che funziona organicamente nel tempo, ma va seminato tutti i giorni, è proprio YouTube, il canale YouTube. Ho scritto un libro, perché questo qui, musicista YouTuber, lo trovate su Amazon, come ottenere un contratto discografico grazie a YouTube, come costruire un pubblico con cui puoi interessare, perché un canale YouTube con 100-200 mila follower, ecco che tutto cambia, ragazzi. Tutto cambia. Proprio andate da chiunque, dice, mi seguono 200 mila persone su YouTube. Allora lì tutti dicono: aspetta, chi sei tu? Che cosa fai? Vediamo. Capite? È questo che dobbiamo fare. Dobbiamo metterci nelle condizioni di ottenere l'attenzione di chi sta dall'altra parte. Se noi non facciamo queste cose che io spiego nei miei corsi, nei miei video, nella descrizione dei video trovate i link ai miei corsi, ai miei libri per approfondire. Se noi non costruiamo il nostro pubblico, poi andiamo lì senza, andiamo a cercare etichette, andiamo a cercare booking senza aver fatto nulla. Neanche ci ascoltano, noi non abbiamo l'attenzione. Cioè, noi ci dobbiamo fare un mazzo gigantesco solo per avere l'attenzione. Ma
Non solo hai l'attenzione, hai anche poi il coltello dalla parte del manico. Tu dici, come ho scritto in questo libro, faccio esempi di artisti che hanno costruito un video dopo l'altro su YouTube organicamente, hanno costruito la loro opportunità, la loro carriera, sono passati da magari pubblicare video di cover a pubblicare dischi di inediti. È questo che dovete fare. In questo libro io cerco di instillare dentro di voi almeno il dubbio di dire: ma proviamo, perché questo maledetto canale YouTube ancora i musicisti non l'hanno capito. Lo utilizzano soltanto come portfolio dove mettere i videoclip e qualche canzone. Non è un portfolio, è un vero e proprio social network, ragazzi, dove ogni giorno dovete caricare video. Ovviamente non potete caricare canzoni, ma dovete caricare dei video inerenti alla vostra attività. Spiego tutto in questo libro. Ci sono appunto i consigli su che tipologia di video fare, come pubblicarli, come inserire i tag, i titoli, come funziona YouTube, è un motore di ricerca, come farvi trovare da persone in target che amano già il genere musicale che voi fate. E pubblicando un video al giorno, o almeno un video, due video, tre video a settimana con costanza, ovviamente ci vuole tempo, se non avete soldi, però è l'unico social che vi permette di crescere organicamente, ci vuole tempo, ma se non avete soldi, la strategia che io vi do è questa. Voi siete una band o un progetto cantatoriale, se un cantatore, una band, fate musica vostra, aprite un canale YouTube. All'inizio partite con un canale YouTube e una pagina Instagram, vi focalizzate su YouTube, ok? Fate un video al giorno, potete fare delle cover, potete fare dei vlog in cui raccontate che cosa c'è dietro il vostro progetto, potete fare dei tutorial per quanto riguarda quello in cui siete bravi, se siete dei cantautori, avete a cuore delle tematiche, potete affrontare queste tematiche, potete fare dei vlog sul tour. Ciò che funziona molto bene è il dietro le quinte, no, della band. Fate vedere quando andate alle prove, una giornata in studio con noi, una giornata in tour. Fate contenuti, ok? Due o tre contenuti a settimana e macinate. E soprattutto fate le cover di progetti, registrate canzoni di artisti di riferimento, no? Al vostro genere musicale. Se voi fate rock in italiano, fate delle cover di artisti rock grossi italiani, in modo che la gente trova la cover e poi, mentre cerca la cover, mentre cerca magari la canzone dell'artista, trova la vostra cover, si incuriosisce, poi bisogna curare le copertine, scrivere bene i titoli. È tutto spiegato in questo libro, se volete approfondire andate su Amazon. Veramente avete, non so quanto costa, 20 euro, avete la soluzione per attuare delle strategie che funzionano. Vi mettete lì, pubblicate le vostre cover, i vostri video vlog, i vostri tutorial e andate avanti. Ovviamente le cover le dovete pubblicare con un vostro stile, cioè ricercare, diciamo, di avere un vostro stile riconoscibile. Dopodiché ogni tanto, ovviamente, ci ficcate i vostri inediti, tra una cover e l'altra, tra un tutorial, ci mettete anche le vostre canzoni. Nei video condividete praticamente il link a Instagram, anche TikTok potete utilizzare perché potete ritagliare, diciamo, parti di video e inserirle in TikTok e anche su Instagram e così fate crescere, diciamo, e anche quei canali, ma diciamo il vostro focus all'inizio deve essere su YouTube. Dovete crescere su YouTube e poi magari vi spostate. Però se non avete soldi, YouTube, ragazzi, video tutti i giorni e prendete queste parti di video se volete e le mettete anche su Instagram e su TikTok. Io partirei così, ma facendo un video al giorno su YouTube. C'è stata la testimonianza di un mio follower, fan, non so come definirlo, Simone Sartini, che è riuscito, diciamo, ad attivare anche poi la monetizzazione. Magari vi faccio vedere la sua testimonianza, ve la faccio sbucare qui nelle schede. Ha attivato la monetizzazione perché poi monetizzate anche, butta via. Avete la monetizzazione, avete i follower e con quei follower li fate crescere e organicamente, senza spendere nulla in pubblicità, costruite il vostro pubblico. Quindi, se non avete soldi, il social per eccellenza che funziona organicamente è YouTube. Iniziate a trattare il vostro canale YouTube come un vero e proprio social network, quindi mettendo contenuti quotidianamente, potete appunto, il contenuto maestro è appunto
il video, ovviamente sì, c'è anche la sezione community, ma diciamo video tutti i giorni e andate avanti. E andate avanti. Se volete approfondire, prendete Musicista YouTuber, lo trovate su Amazon e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. E come vi state comportando se utilizzate YouTube, se utilizzate i social, come vi va, se avete una buona interazione, se non vi caga nessuno, se... come vi trovate, insomma, ad utilizzare i social e quanti soldi ci spendete o se non ci spendete niente, fatemi sapere nei commenti. Grazie a tutti per aver visto il video fin qui, come al solito vi rinnovo l'invito ad iscrivervi, ad attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti, cerchiamo di arrivare a 10.000 iscritti. Grazie a tutti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!